Waheku, ben ritrovati dal vostro Andrea Link, no, in questo nuovo episodio finalmente di Nazuma Eleven Go Chrono Stones Tuono. Iniziano finalmente, direi appunto, un'altra volta gli extra. Perché finalmente? Perché è tanto che li devo portare. Ovviamente la prima cosa non può che essere una partita, e direi una bellissima partita contro la Inazuma Legend Japan, ovvero la leggendaria Inazuma Japan, composta da tutti quanti i migliori giocatori del campionato giapponese, quelli che hanno partecipato al mondiale ovviamente. È una pietra parallela che ho detto avrei fatto in un altro episodio, ma questa devo per forza farla, se no non si può fare nulla. Eccoci qua, che succede? Dove ci troviamo? Eccoli, belli loro, belli. Eccovi finalmente. Mi fa piacere vedervi. Allenatore Ivans, signor Blaze e tutti gli altri, che ci fate qui? Che cosa vuol dire? La vostra partita contro la Inazuma Legend Japan è oggi, vero? Cosa? Una partita contro di voi? Ehi, non te ne sarai dimenticato. Già, siamo davvero ansiosi di giocare contro la New Inazuma Japan. E non pensate di prenderla sotto gamba. Quando vinceremo voglio poter camminare a pancia in fuori. No, non è la pancia. Si dice a petto in fuori. Fatemi capire allora. Noi siamo la New Inazuma Japan e giocheremo contro la squadra dell'allenatore Ivans. Ho l'impressione che ci troviamo in una sorta di mondo parallelo. Davvero? Che importa, abbiamo la chance di affrontare l'allenatore Ivans. Perché giocheremo questa partita, vero? Beh, sì, sì, certo che la giocheremo. Voglio vedere. Ok, allenatore Ivans e tutti voi adulti, sappiate che non ci andremo piano. Neanche noi. Vi mostreremo cosa significa davvero giocare a calcio. Vi avverto, la differenza tra noi e le squadre che avete affrontato finora è abissale. Addirittura. Preparatevi allora, la partita sta per cominciare. Prepariamoci, sì. Io direi che ci siamo, 56. Non so a che livello stanno loro, ma penso che ce la facciamo. Siamo pronti, gente? Sanford, dovete dare il massimo in questo incontro. Una volta sul campo siete tutti allo stesso livello. Qui si fa sul serio, perciò mettetecela tutta. Non mi piacerebbe vedervi tornare a casa con le ossa rotte. Fammi vedere chi c'è però. Sono felice di avere la possibilità di giocare contro di te. Godiamoci questa partita. Non vedo l'ora. Vi mostreremo come si gioca davvero. Sbaglio o manca tipo Austin e Archer? Mancano. Mancano due personaggi importanti. Ah, una cosa. Il personaggio che è nella parte oscurata, forse è un po' troppo oscurata, ma si vede un pelino, è un personaggio che andremo ad affrontare una volta che avrò fatto tutto quanto quello che dovevo fare prima. Sarà l'ultimo extra per Inazuma Eleven Tuono, quindi sarà un avversario importante. Come lo so? Perché è già apparso nella... e quindi non poteva essere altri che lui. Però dopo ce ne andremo a vedere. Ieri notte non sono riuscito a dormire per la tensione prepartita. Non è proprio una cosa da me. No, Xavier, non è da te. Metterò tutto il mio impegno in questo incontro. Vi consiglio di fare lo stesso. Va bene, Axel. Credo che oggi vedremo cose interessanti. Jack, spero che abbiate mangiato qualcosa. A pancia vuota non riuscirete a concludere nulla. Va bene. Siete un'ottima squadra, ma non riuscirete a battere il gran lavoro di gruppo dell'Inazuma Legend Japan. Mi dispiace che non ci sia Todd, perché Todd alla fine diventa il portabandiera della Inazuma Japan. Dopo che Mark appunto si diploma dalle scuole medie, ovviamente Todd diventa, nell'anime Todd diventa il portabandiera dell'Inazuma Japan, il capitano. Però qui non sembra esserci, quindi la level 5 la penso un po' diversamente. Ma Mark Ivans, noi siamo pronti. Era ma Mark, non è ma Mark, era ma... virgola, Mark. Cioè, non ci va la virgola, però avete capito, no? Avrei anche Vladimir, ma a parte che non posso fare il Miximax con Victor, non so perché, forse è il livello basso. E però intanto la squadra è quella della... la squadra invincibile. E One Lily ho fatto fare il Miximax con Luke, che è una bestia, proprio il personaggio. E allenatore Ivans, va bene, siamo pronti allora. Inazuma Legend Japan, livello 55. Yeah. Ok, noi siamo questi qui, belli belli. Mi sa che dovrò assolutamente
giocare in difesa e non in attacco, anche se l'attacco è la miglior difesa comunque. Axel Blaze, iniziamo subito a vedere. Attaccante geniale, brucia di passione, avvitamento, trivella, scivolata scintillante, e tornado di fuoco DD. Meteora dirompente per Xavier Schiller, stella nera, e globi di luce e aiuto a paura. Tormenta glaciale, difesa di ghiaccio, richiamo del lupo e sfera di ghiaccio per Sean Frost. Ma che è? Grande illusione, vabbè, Jude Sharp oramai grande illusione è la sua peculiare. Ariete, pinguino e zona micidiale finale. Ah, ok. Il tifone per Harley Kane, grande vortice, tsunami siderale che vorrei vedere e corrente nera. Giungla, pinguino e pinguino, tutti e due pinguini, cioè, vabbè allora. Muro di roccia per Jack Woolside. E giungla profonda, un'altra bellissima tecnica. Scivolata, lancia micidiale. Ah. Assalto piroclastico che penso faccia paura. E pinguino numero 3. Kevin Dragonfly, tiro ancestrale, dragone sorgente, drago draconiano. Scatto repentino, proiettile d'aria e galleria del vento per Nathan o Nathan Swift. Mark Evans invece, ovviamente, mano di luce, testata in asma, metticela tutta e mano di luce V. Bene, ho paura. Seriamente. Stadio del cammino imperiale. Ed eccoci con Orso Senior che commenta la partita. Ed eccoci finalmente ad assistere alla partita amichevole di cui tutti parlano. Sembra un sogno che diventa realtà. Oggi ci godremo le gesta degli Inazuma Legend Japan, composta dalle stelle nipponiche del calcio internazionale. A sfidare dalla coraggiosa New Inazuma Japan, capitanata da Iron Sherwin, astro nascente di questo nostro amato sport. Sarà un vero privilegio essere testimoni di questo scontro tra i titani. Chi vincerà? Lo scopriremo solo vivendo! E vivendo... convivendo... Ma iniziamo subitissimo, io... Non so... Ma un po'... Non... Boh, passiamola un po'... Perché è troppo avanti era andato? Vabbè... Zanarco? Subito allora! Io lo chiamo Zanarco... Mixi Max Iturasu. Alla giapponese lo diciamo. Trivella infuocata. No, salta. Perché trivella? Ah, trivella infuocata è quando prende il possesso di palla, non quando ce l'ha già. Ok, no, potrei andare con lo spirito. Con lo spirito e l'aceto. Andiamo un po' a rimettere un attimino questo più qua sopra, no. Ecco qua, perfetto. Ok, ora. Se vado in con lo spirito guerriero, però faccio l'armatura o faccio solo lo evoco solo? Perché dopo avrei prigione con lo spirito. Andiamo un po' con lo spirito. Mark Evans non può essere il portiere migliore del mondo. Ah, si potenzia lo spirito Zanark, grazie. Prigione purpurea. Non ha evocato nessuno spirito, quindi penso che neanche lui con mano di luce V ce la fa. Vui. Grande. E il primo gol a Mark Evans è segnato. La porta della New della Legend della Inazuma Legend Japan è violata. Gol! La New Inazuma Japan ha realizzato la rete combattendo con Logia e con Lendi! Cosa ne dice, mister? Niente male. Continuate a giocare così. Arrendetevi al potere delle nuove leve. E il fatto che io stia facendo questa voce senza nessun particolare filtro o senza produzione nel post-editing mi sta distruggendo le corde vocali e tutto quanto l'apparato. Com'è che si dice? La parola che cercavo era orofaringeo. Apparato orofaringeo. Vabbè, tutto quanto la gola, insomma, per capirci, no? Diciamolo in termini papali. Io continuo a guardare là nonostante la webcam sia lì ora. Dovrò rispostarla un'altra volta? Armatura? È che dovevo fare prima l'armatura e poi il tiro, mi sono confuso. Ok.
Io sono invincibile. Zanarco, il mio narchino. Zanark-chan. Zana-chan lo chiamo. Perché non si possono dare soprannomi ai giocatori di Nazume Eleven? Zana-chan. Oggi sto fuso. È la mancanza di sonno. Dormo poco, dormo. Ma non per colpa di YouTube, sia chiaro, no, ci mancherebbe. Non dormo perché fa caldo. Oh! Fermi tutti, fermi tutti. Ehi, ehi, dove pensi di andare, Axelu? Axel-san? Gohenji. Si chiamerebbe Shuya di nome, però Gohenji-san. Ha bloccato, ragazzi, dai. Bravo. Carica degli elefanti, e così si fa. No, no, non mi dire. Non mi dire. Ehi. Ehi. C'è, è arrivato lui. Guardalo. Il veterano, no, deve dare spettacolo. Mano del colosso. Di qui non passa nulla. No, 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 no. Allora. Ragazzi, facciamo... Ti prego, bloccalo. Allora, i giocatori a me devono venire vicino. Stella nera, ho capito, zio, ma... Majin Zahando! Però, Majin Zahando ora è finita. Ma dai, ma si può? Ma si può, dico io! Ma non è possibile! Ragazzi, non posso! Non si può fare! Cioè, questi arrivano in porto e ti tartassano di tiri! Ma... sbaglio o non consumano punti loro? È la mia impressione, per caso? Signor... Inazuma Legend... come funziona? Allora, mo adesso voi siete bravi e ve ne andate a quel paese. Oh! Subito, grande! Madonna, mo vi faccio vedere io chi sono. Mixi Max Corridor 2, mannaggia, Peppa. Inazuma Legend in Japan. Una volta eravate la leggenda, adesso sono io la leggenda. Io sono leggenda. Gran bel film, comunque. Cioè, la prima parte è bella, poi inizia a essere un po' palloso, ma avete capito, no? Ti sfondo la vita proprio! Oh! Madonna! Ma ti mangio! Levatevi dai piedi! Vado in armatura, non me ne frega niente, spada reale! Vi taglio la vita proprio! Cioè, la vita nel senso... la vita! Alla base delle chiappe... Dove inizia il fondoschiena? Cosa fai tu? Cosa vuoi? Mi avete fatto sclerare per 2 minuti e mo ti ci metti pure di mezzo? Ma levati! Via, Sanford! Una volta potevate essere voi. Madonna, quanto corrono! Si drogano? Questi sono drogati. Sono drogati questi. Corrono troppo. Meno male che non hanno spiriti guerrieri, se no... signore! Ah, riconsumate allora! Sono io che sono cieco! Chiedo scusa. Signori! Come la va? Oh, chi vi evoco ora? Lobin! Lobin, signore della velocità. Però ragazzi, questi fanno i passaggi. No, JB. JPP. Conferma. Oh, ribattiamo. È una buona cosa. È una cosa molto buona.
Dammi il tempo di prendere palla. Oh, vabbè, e allora. Voi, io non lo so, ragazzi, Ma no. Ah, un tiro normale, ok, quindi con mano insuperabile. Che per fortuna qui ha avuto un incremento non indifferente di grafica, perché se no, mamma mia. No, c'è Axel. Porca. È la femmina del porco. La maiala. Salvato dal fischio di metà tempo. Ragazzi, ma... Cosa? Cosa non è questa... Cosa non è questa Inazuma Legend? È troppo per me, non può essere. Non perdetevi il secondo tempo di questa emozionante partita. Il bello deve ancora venire, ne sono certo. Il bello deve ancora venire? Loro che mi aprono in due? Come una cozza? Ah, ragazzi, sono troppo forti. No, sono troppo forti. E Arion si finisce. Lo spiritello. E allora, io da bravo bambino, speriamo con lui. Stiamo 3-0. Però evitiamo di subire gol inutili. Oh, è però. Non serve a niente tanto, guarda un po'. Ecco, secondo me il computer è tarato per non farteli superare. Non c'è altra spiegazione. Zanark! Io sono normale perché non ho più neanche lo spirito guerriero. Esaltati, mo. Ragazzi. Leggenda o no, io devo sconfiggervi a tutti i costi. Non ho parole. Non ho davvero parole. Ma Gabi sì. Gabi è come se ce l'ha le parole. Nebbia avvolgente. Matoschi. Matrioschi. Invece Judy Sharp non si supera. Infatti no. Mi ha dato una spallata che mi ha fatto uscire la spalla. Mi ha sublussato la spalla. Questo pure. Xavier Schiller. Frost non è. Non esiste Xavier Frost. Immaginate un fratello di Sean. Xavier? Che roba che era? Per l'amor del cielo. Presa. Col cavolo che spreco i punti. Col cavolo. Sì, vabbè, ma si consuma mezza barra solo per fare la presa. Mamma mia, ragazzi, che sclero. Che sclero. Questo qua non c'è più manco i punti. È una partita tosta. Ce la stanno davvero mettendo tutta. Ma sono dopati, secondo me. Non può essere che sono così veloci. Tutti sti passaggi. Sor. Che c'entra Sor qui davanti? Però... Zitto, cacchio. A flato bianco glielo faccio a portiere, Mark Evans, a flato bianco. Wow, davvero forti, non me lo sarei aspettato. Da un livello 55, ma sono tarati praticamente. I contrasti al 90% li vincono loro. Addirittura ti superano con lo spirito guerriero. Go!
così si fa. Per stare tranquillo proprio, per andare proprio a giocarla liscia liscia, devi stare a 70 almeno. Mamma mia, è assurdo. Sono fortissimi. Si passano la palla in continuazione. Fanno tipo la gabbia, se avete visto Ollie e Benji. Fanno la gabbia. Ovvero si passano sempre la palla ai stessi 4-5 giocatori. E fanno scadere il tempo. Però dovrebbero stare in vantaggio però. Il fatto è che stanno perdendo 4-0. Il vantaggio non esiste per loro. Beh, un'altra formazione a guscio, ce la facciamo, grande. E allora posso dire che è andata finalmente. A questo punto, se mi fanno un gol, chi se ne infischia? Chi se ne avvantaggerà? Però guizzi aerei, Goldi? No, ragazzi, è impossibile! Allora, precisiamo, Gabi è OP sia qui, sia su Inazuma Eleven Go Luce e Ombra. Ma Goldi? Goldi è più OP di Gabi. È strana sta cosa, eh. È molto strana, non va affatto bene. Goldi è molto OP. Vuol dire che proprio sta sopra un livello a parte lei. Lei ha un livello a parte. Vai. Mano insuperabile. Yeah. E qua? JP, ti sei fregato? Ti sei finito il fiato? Oh, cercavo con Byron. Mi sembrava che fossero di loro. Io ho passato perché sapevo che c'era Bylong, però dopo ho visto, mi sembrava uno di loro, dico, ah, ok. E invece era Bylong, solo che me l'ha tranciato male. Ok, è finita bene, però io sto soffrendo. 4-0 è stata durissima. È stata davvero dura. Non me lo sarei aspettato. Come avete fatto a battermi? Ammirate la nostra incredibile forza. Scarpini campione, ma mi ci voleva il tappeto rosso, veramente. Scusatemi, se dico poco. E arriva il fischio finale, vince la New Inazuma Japan! Eh sì, con molta difficoltà però. Che incontro memorabile! In questo stadio oggi è stata scritta una pagina storica per il mondo del calcio! Per il mondo del calcio fantasistico. Come si dice? Per il mondo del calcio fittizio, ecco, perché in realtà è fittizio in Azum Eleven. Ben fatto, Arion. Grazie, mister. Chi è? Ma cosa? I conflitti generano solo odio. Dove siamo? Cosa? Oh. Dove siamo? Oh, Arion, sei sveglio. Riccardo, che cosa è successo? Dove sono l'allenatore Ivans e gli altri? Non lo so. È molto strano. Eravamo allo stadio fino a un attimo fa. Oh! Siete tutti svegli, ma chi è? Salve. E tu chi sei? What? Cosa? Mi chiamo Van Yamano. Io sono Hiro Hughes, piacere di conoscervi. Anche per me, io sono Iron Sherwind, lo sappiamo. Chi non conosce il capitano del club di calcio della Raimon? Ah, in parecchi, credo. Ma tu come fate a sapere chi sono? Controlliamo le mosse dei vostri nemici da un bel po'. I luoghi che hanno cancellato non sono stati scelti a caso, e lo stadio Cammino Imperiale era successivo sulla lista. Van... vabbè, anche l'altro, però... Van Yamano. Significa che sapete cosa sta succedendo? Beh, non esattamente. Siamo al corrente di alcune cose, e altre potrebbero essere solo delle voci. C'è ancora molto da scoprire. È una bella sorpresa, devo ammettere. Questo posto è costituito da frammenti di diversi mondi periodi storici, come una specie di mosaico.
Aspetta un attimo, continuo a non capire che cosa stia succedendo. In origine, il vostro e il nostro mondo erano separati da infinite dimensioni. Non avremmo mai dovuto essere in grado di incontrarci. Ma ora, lo spazio e il tempo sono fuori controllo. Quindi i nostri mondi stanno iniziando a incrociarsi. Da ciò che siamo riusciti a intuire, quando una porzione di spazio-tempo sparisce, altri mondi finiscono per sovrapporsi. La foresta dove siamo ora viene probabilmente da un altro mondo. Oh, ok. Quindi, dietro tutto questo ci sono quei ragazzi che sono apparsi allo stadio? Esatto. Nel nostro mondo hanno lentamente iniziato a eliminare la scena LBX. LBX? Che cosa significa? Oh, scusa. Nel vostro mondo non deve essere così conosciuto. LBX è un gioco in cui si fanno combattimenti con robot in miniatura. E si usa un dispositivo portatile chiamato pilota LBX come telecomando? Wow, sembra una cosa molto popolare. Ci puoi scommettere. È uno dei passatempi preferiti dalle persone. Ma a un certo punto le arene LBX hanno cominciato a sparire. Prima lo stadio Odaiba, poi l'isola di Aloha. Ok. I nostri nemici stanno eliminando dei luoghi precisi, sostituendoli con porzioni di mondi diversi. Non dobbiamo prenderli alla leggera. Ma com'è possibile far sparire un mondo? Chi sono queste persone? Ogni luogo che hanno cancellato ha qualcosa in comune con un altro della lista. Sono tutti stadi o arene dove un gran numero di persone si riunisce per assistere a partite o competizioni. Ma perché mai dovrebbero essere interessati a posti simili? Perché mai? Bene, ci siamo tutti ora. Ehi, ma io ti conosco, ti ho visto allo stadio Cammino Imperiale! Mi chiamo Aster. Il vostro stadio è stato cancellato. E cosa? Se lo rivolete, venite alla Torre del Caos, con la K, perché fa tanto YOLO swag. Vi aspetterò in cima, nello stadio Mondo Perduto. Capiteli, era il 2012, YOLO swag ancora andava di moda. Ora sappiamo quale sarà la nostra prossima mossa. Tutti alla Torre del Caos. Ma dov'è? E chi lo sa. Non possiamo fare altro che cercarla. Ti dispiace se veniamo con voi? Al contrario, ci farebbe piacere. Grazie, vi siamo riconoscenti. Preferiremo non rimanere in eterno in questa foresta da brividi. Prato sconfinato. Ragazzi, dove stiamo andando a parare? Ma ehi, che posto. Wow, ma siamo tutti quanti carichi? Ok. Allora direi che nel prossimo episodio possiamo iniziare a esplorare quest'area. Oh, marcia a cascata, era ora. Possiamo iniziare a esplorare quest'area, vedere se appunto ci porta da qualche parte di interessante e continuare così il viaggio attraverso gli extra di Inazuma Eleven Tuono. Io come sempre vi ringrazio Cuggio per aver seguito anche questo episodio, questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Go Chronostones Tuono. Vi ricordo in descrizione che trovate sempre i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!